Ok, allora buonasera, do il benvenuto a tutte le persone che si sono iscritte per seguire questo evento. Io sono Giuseppe Giannotti, portavoce dell'Associazione Svizzera Israele, sezione Ticino e figlio di una sopravvissuta della Shoah. All'età di 22 anni mia mamma è stata catturata dai nazisti a Rodi, assieme a tutta la sua famiglia, e deportata ad Auschwitz, dove sono stati uccisi papà, mamma, il fratello e la sorellina. Mia mamma è tornata viva 10 mesi dopo aver trascorso in quell'inferno. Si è sposata in Italia, ha avuto 4 figli, è vissuta fino all'età di 97 anni, è mancata 2 anni fa. La giornata della memoria, che per me ha un significato dunque particolare, si commemora oggi in una data simbolo. Il 27 gennaio del 1945 le truppe dell'Armata Rossa entrarono nel campo di sterminio di Auschwitz, liberando i pochi sopravvissuti che vi erano rimasti. Nel 2005 l'Assemblea Generale dell'ONU ha scelto questa data, 27 gennaio, per istituire la Giornata Internazionale della Memoria, che si celebra ogni anno in molti paesi del mondo, per non dimenticare la strage di 6 milioni di ebrei. 6 milioni non è solo un numero, perché dietro questo numero ci sono persone, storie, tragedie. Storie di persone uccise nelle camere a gas, di persone fucilate, storie di persone salvate, accolte, storie di persone respinte ai confini, anche alla frontiera svizzera, e spesso condannate a morte. Storie di indifferenza, di chi si è voltato dall'altra parte per non guardare, per non voler sapere. L'Associazione Svizzera Israele, sezione Ticino, da anni è impegnata perché su queste storie, su questa grande tragedia dell'umanità, non cali il sipario, non si dimentichi. Noi vorremmo indurre momenti di riflessione per capire quello che è stato e per sperare che non si ripeta mai più. Ma non solo. L'Associazione pone tra i suoi scopi principali la lotta all'antisemitismo, cercando di fermare i rigurgiti purtroppo ancora presenti nella nostra società, la lotta al razzismo, all'odio tra i popoli e i pregiudizi, e riteniamo fondamentale che tali messaggi siano veicolati tramite le scuole ai ragazzi. Negli anni scorsi abbiamo proposto eventi e testimonianze dal vivo. La pandemia quest'anno ci ha impedito di organizzare una commemorazione con il pubblico. Ma la tecnologia, se non ci tradisce adesso, ci ha consentito di essere presenti online. Stasera vi proporremo due momenti distinti: la testimonianza di una figlia della Shoah, noi figli di sopravvissuti, ci chiamiamo così, e una doppia esibizione musicale. A portare la testimonianza sarà Rossana Ottolenghi, psicologa e terapeuta, figlia di Becky Behar, la quale è sopravvissuta alla prima strage italiana di ebrei sul Lago Maggiore. Rossana è collegata con noi da Milano e fra poco vi racconterà la sua esperienza e quanto le ha lasciato nel cuore e nella mente la sua mamma. Ci proporrà anche una registrazione fatta a sua mamma. Il momento musicale ci sarà regalato dall'ensemble e dal coro della scuola media di Barbengo, una scuola all'avanguardia che da anni sta portando avanti un importante progetto di studio sulla Shoah, progetto di cui ci parlerà fra poco il presidente del plenum dei docenti, professor Alessandro Passuello. Da un'idea della professoressa Laura Fanchini, questa scuola ha messo su un ensemble un coro di ottima levatura che ha preparato un'esibizione basandosi su musiche tratte da film storici sulla Shoah. I ragazzi hanno lavorato per settimane a questo progetto, anche di domenica, rinunciando al loro tempo libero. Hanno registrato la loro esibizione 2 giorni fa, io ero presente, e sono rimasto colpito dalla professionalità, dalla preparazione e dall'impegno loro e dei loro professori, e dal sentimento che ci hanno messo nel loro lavoro. Speriamo che la riproduzione online non ci tradisca e vi chiediamo comprensione e siamo in attesa. Il nostro programma si concluderà con l'esibizione Lupo Klezmer Nefesh Trio di Milano, qualche piccola informazione di servizio, i doverosi ringraziamenti. Il nostro evento avrà durata di
poco più di un'ora, un'ora e un quarto. Vi invito a stare con noi, ne vale la pena. So che sono collegati numerosi politici che ringrazio per la loro presenza, tra loro il Presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi, i consiglieri di Stato responsabile del Dipartimento Educazione Emanuele Bertoli, che poi ci porterà un suo breve saluto, il Sindaco di Lugano Marco Boratori. Marco Boradori è sempre vicino all'ASI, i municipali Roberto Badaracco e Cristina Barzaghi, i gran consiglieri Fabio Cheppeli, Tamara Merlo, Nicola Pini, Roberta Passardi, Nadia Ghisolfi, Edo Pellegrini, che è anche nostro socio e membro del Consiglio direttivo. Ringrazio ancora Emanuele Berger, direttore della divisione scuola, lo staff docente della Scuola Media di Barbengo con il direttore Lucio Ferrari. Grazie infine il programma cantonale integrazione, il Dipartimento istituzioni e il suo direttore Norman Gobbi per il sostegno finanziario che ci ha aiutato a realizzare il nostro evento. So che ci segue online anche Fanny Benamì, sopravvissuta alla Shoah, che l'anno scorso ha incontrato i ragazzi della scuola di Barbengo e ci ha portato la sua testimonianza nel corso dell'evento all'HAC. A lei mando un caro saluto e un abbraccio. Buonasera e benvenuta Fanny. Ok, non mi dilungo oltre, passo la parola a Rossana Ottolenghi per il suo intervento. Prego, Rossana. Buonasera a tutti, grazie per l'attenzione. Io a mia volta vorrei ringraziare l'Associazione Svizzera Israele, come sempre molto presente, anche nel nome del suo presidente che vedo, il dottor Adrian Weiss, da sempre prese molto presenti nel lavoro che tutti noi facciamo per lottare contro il negazionismo, non solo l'antisemitismo, ma anche il razzismo in generale, la discriminazione, eccetera. Grazie a tutti, sono davvero molto emozionata di portare la mia esperienza e il brevissimo video di mia madre oltre confine in Svizzera, perché come sapete la Svizzera ha rappresentato per le famiglie ebraiche di quegli anni molto spesso una chimera, una luce, qualcosa di immaginato e sognato. Per alcuni è stato un sogno realizzato, come nel caso della famiglia di mia madre. Nel breve video sentirete che nella seconda parte mia madre racconta proprio alcuni istanti della sua fuga in Svizzera. E il racconto su questo parte da quando mia madre parla dello zaino pieno di scatolette prima di passare il confine. Io direi, se siete d'accordo, di far partire prima di tutto il video e quando sarà finito potrò fare qualche commento e eventualmente mi farà piacere anche raccogliere le vostre domande o curiosità. E non so chi deve farlo partire. Sono io. Lucette, E grazie. quindi un attimo di pazienza. Il video parte con un attimo di buio, ma poi inizia una poesia. Ci sono cose da fare ogni giorno. Lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte. Chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per non sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra, per esempio la guerra. Vedo davanti a me questo sasso che mi commuove perché noi ebrei nelle tombe non mettiamo mai fiori perché il fiore appassisce. Il sasso invece è eterno e per non perdere mai la memoria dei nostri cari che sono mancati, mettiamo dei sassi ogni volta che passiamo davanti a una tomba. Una mattina venni svegliata di soprassalto da rombi di motori di camion che si fermavano nelle vicinanze dell'albergo. Ricordo che corsi
con mia sorella alla finestra e raggiungemmo la camera dei miei genitori, dove erano già lì gli altri due miei fratelli, e lì guardammo, osservammo con gli occhi sbarrati quello che stava succedendo. Gruppi di tedeschi si fermavano fermi davanti all'albergo, scendevano dai loro camion muniti di fucili e mitragliatrici e in un batter d'occhio circondarono tutto l'albergo. Due minuti dopo bussarono alla porta della nostra camera e un comandante, che me lo vedo ancora oggi davanti agli occhi, con un interprete, chiese a mio padre se era il proprietario dell'albergo e alla risposta affermativa gli disse: lei è ebreo, ha dato ospitalità nel suo albergo a degli ebrei, a dei nemici della grande Germania. Da questo momento niente più le appartiene, rimanete qui ad aspettare nuovi ordini. Di colpo eravamo diventati nemici nella grande Germania ed avevamo una colpa terribile, quella di essere nati ebrei. E non dimenticherò mai che durante la notte si sentivano dei singhiozzi da parte degli adulti. Gli adulti che di giorno, e sono convinta di questo perché anche mia madre lo faceva, di giorno cercavano di trattenersi proprio per noi ragazzi, per non impressionarci, di notte pensando che noi dormissimo, si lasciavano andare nel pianto e invece qualcuno degli anziani, dei nonni, pregava. Ma una notte, e precisamente la notte del 22, sentimmo dei grandi rumori, degli urli dei tedeschi, perché i tedeschi non parlavano abitualmente, loro urlavano sempre, questo lo ricordo. E dei pescatori avevano trovato dei cadaveri nel lago e li avevano ricondotti a riva e loro asserivano trattarsi degli ebrei dell'albergo che erano stati presi prigionieri. Non riuscii a credere a queste voci e allora feci una cosa che mio padre la seppe molti, molti anni dopo, perché io in quel momento misi anche a repentaglio la vita dei miei genitori. In cantina c'era una porticina e praticamente io scesi in cantina, infocai la mia bicicletta e andai, mi recai sul posto. Io li riconobbi, due erano i genitori di John, di Blanchette e di Robert. Tornai in albergo e mi chiusi in camera. Poi feci un'altra cosa, salii all'ultimo piano, John mi venne alla finestra e mi disse: beh, che hai sentito? Stanotte hanno portato via i nostri genitori, però ci hanno detto che presto li raggiungeremo. Io ricordo, e non so chi ha potuto dare coraggio a una ragazzina tredicenne, di mentire
di mentire e di dire a John, che dalla finestra era rimasto fino all'ultimo alla finestra con me, di dire sì, vedrai, presto li riprendi. Sì, John, presto li rivedrai. Due sere dopo vennero a prelevare i nonni, anzi non era di sera, era quasi già mattina, sentimmo lo stesso trambusto sulle scale, gli stessi urli dei tedeschi, vennero a prendere i ragazzi giovani e i nonni. John, Robert e Blanchette mi abbracciarono e John disse: stai tranquilla Becky, vedrai, ci rivedremo molto presto. Ed è stata l'ultima volta che ho rivisto, che li ho rivisti. La cosa che mi ha più impressionato dei tedeschi, avevano un'espressione di durezza negli occhi, che io, forse perché ragazzina, ultima di una nidiata di quattro fratelli, non avevo visto, ero piuttosto viziata, coccolata, avevo visto solo gente intorno a me che mi voleva bene e che mi amava, e avevo adorato la mia insegnante, cominciato subito a volermi bene. E così i miei compagni, che avevano preso l'abitudine di venire a casa mia a fare i compiti, ed ero felice di questo, se non che arrivò il 38. Quella sera papà ci radunò nella sua camera per annunciare ai miei fratelli e a me che non avremmo più potuto andare a scuola, e io, che in famiglia non mi ero mai sentita diversa proprio per il fatto che papà non aveva mai detto noi siamo ebrei, siamo diversi, anzi le diceva tutte le religioni sono uguali, a quello che conta è avere fede in Dio, e quindi io non mi sono mai sentita diversa. Quindi quando sono scoppiata a piangere all'idea di non poter più andare a scuola e rivedere la mia maestra e i miei compagni, ho chiesto a mio padre il perché, il motivo, e allora ancora lì, ripeto, i genitori non parlavano con noi, avevano paura di turbarci, di che ci impressionassimo delle cose. E mi disse mio padre, mi ricordo: ma non ti preoccupare, Becky, vedrai, andrai in una bella scuola fra un po' di giorni, perché si stava costituendo a Milano la nuova, una piccola scuola ebraica. E il giorno dopo, ricordo come se fosse ieri, mio padre mi accompagnò a salutare la maestra e i miei compagni, e io, a distanza di tanti tanti anni, voi potete fare i conti di quanti anni, ricordo ancora gli occhi pieni di lacrime della mia maestra nell'abbracciarmi. Agli occhi, perché io la persona guardavo sempre solo gli occhi, già da piccola. E anche i miei compagni mi abbracciarono. Però ricordo anche che dopo pochi giorni qualcuno di loro mi telefonò dicendomi: scusami Becky, ma i miei genitori non vogliono più che frequentiamo la casa di una ragazzina ebrea, e non li ho mai più rivisti. Ricordo che arrivammo lì quella notte e i contrabbandieri ci dissero: non si può passare in questo momento perché ci sono, e ci misero in un cascinale. Ma tra l'altro sprangarono questo cascinale con questo, praticamente non era un cascinale, era una stalla, e c'erano le mucche, mi ricordo sempre, una puzza tremenda, e allora ci hanno spiegato come dovevamo attraversare. Papà voleva far passare prima di tutto la mamma e poi noi quattro ragazzi e lui per ultimo. Ci avevamo unito di uno zaino, mi ricordo sempre, non pieno di vestiti o di pieno di scatolette di sardine, aveva paura che morissimo di fame. E allora era pieno di queste scatolette che facevano rumori terribili. E con questo mio zainetto papà mi spiegò che dovevo sollevare questa rete, passare sotto. Io tra l'altro ero imbottita perché avevo
il cappotto, poi la mamma mi aveva messo sotto tre golf, ero piuttosto cicciottella, come lo sono tuttora, e quindi praticamente ero piuttosto luminosa, diciamo, e passo sotto questa rete. E mi avevano spiegato, papà mi aveva spiegato che dovevo mettermi subito a correre, perché a 250 metri i tedeschi non potevano più spararmi, ero già in territorio svizzero. Allora io, subito, molto obbediente a mio padre, passo sotto e poi mi metto a correre come una forsennata. Se non che lo zaino pieno di sardine mi arriva in testa e faccio veramente un rotolone terribile. A un certo momento sono per terra con le sardine in testa, sento Achtung, Achtung, alzo gli occhi e vedo, voi sapete che gli svizzeri tedeschi hanno la divisa quasi, avevano la divisa quasi come quella dei tedeschi con l'elmetto in testa, e a un certo momento io vedo, poi parlava tedesco, io vedo questo qui e penso subito che eravamo caduti. Mi guardo in giro, non vedo nessuno dei miei, scoppio a piangere e dico qui tutta la mia famiglia è stata presa e siamo di nuovo in mano dei tedeschi. Questo povero svizzero non sapeva più cosa fare per calmarmi del mio pianto, e sapete cosa ha fatto? Ha tirato, io non so come facesse, avere in tasca una tavoletta di cioccolata e me l'ha data. E io, il mio arrivo in Svizzera, lo devo proprio a questa tavoletta di cioccolata, perché finalmente ho capito che non poteva essere un tedesco, certamente, che mi offriva la tavoletta di cioccolata, ma bensì uno svizzero. E questo lo racconto ai ragazzi, perché mio marito dice che, siccome sono ancora tuttora appassionata molto al cioccolato, si vede che è un ricordo di questa cosa, veramente. Questa è la strage di Maine. Questa è la strage che io vado in giro per le scuole a raccontare ai giovani, perché è giusto che i ragazzi sappiano che cosa è successo a Maine, che cosa è successo sul Lago Maggiore, e far sì che queste storie non debbano più, che queste stragi non debbano più succedere. Ecco, io spero di avervi comunicato che cosa cerco di passare quando mostro questo video, soprattutto ai ragazzi, ai giovani. Cerco di passare la leggerezza, la grazia con cui mia madre sapeva, con un linguaggio ancora fresco di adolescenza, sapeva passare questa vicenda. Il tentativo oggi che io cerco di portare avanti è quello di attualizzare insieme ai ragazzi queste vicende, cioè la Shoah deve parlare al presente, non può essere un rito in omaggio agli amici ebrei, perché in quel modo non ha senso. E si trasforma spesso in una gara assurda a chi ha avuto più morti, quali genocidi altri ci sono stati, eccetera. L'importante invece, se proseguendo il messaggio di mia madre, è proprio quello di passare a loro degli antidoti per affrontare le discriminazioni, le prese in giro, il bullismo, tutte cose che loro vivono quotidianamente. Come sappiamo, notizia di oggi o di ieri, di una bimba di 10 anni che si è ammazzata,
come sappiamo, tutto il web, tutti i social grondano di odio e questo odio sta dilagando. Alcuni, i più deboli, non hanno anticorpi. Il nostro compito, parlando di Shoah, è proprio di creare questi anticorpi, di costituire un elemento di cambiamento. Non so se Giuseppe volevi farmi qualche domanda o qualcuno del pubblico. Audio. Ma Rossana, le parole di tua mamma sono veramente toccanti e fanno capire, soprattutto quando racconta della maestra che la saluta in lacrime, fanno capire il dolore di tante persone che hanno subito le leggi razziali, hanno subito questa assurdità e non hanno avuto la forza o così di reagire o la possibilità. Anche i ragazzi oggi mi fanno spesso domande del tipo: ma cosa si poteva fare? Ma cosa possiamo fare noi oggi? Quello che io cerco di passare è che se siamo qui a raccontare questa storia, vuol dire che il progetto del male assoluto non ha vinto. Perché ci sono state persone che non sono state indifferenti, non hanno guardato altrove, hanno aiutato. Mia madre si è salvata grazie al console turco che ha fatto valere la neutralità della Turchia in quel periodo. Altri si sono, mio padre si è salvato grazie alla generosità di una coppia di mugnai che li ha ospitati a rischio della propria vita e ha scavato un buco dove loro potevano nascondersi. Cioè, è sempre possibile scegliere la strada del bene. Non è vero che se c'è una dittatura, se non è possibile fare niente. A maggior ragione oggi che non siamo in dittatura, dobbiamo spiegare ai ragazzi che la democrazia non è per sempre, non è un regalo gratuito, è qualcosa che dobbiamo prima di tutto apprezzare, conoscere, studiare. E dopodiché, dentro la democrazia e dentro il nostro quotidiano di tutti i giorni, cercare di scegliere sempre da che parte stare. Anche solo faccio loro l'esempio dell'aiutare un compagno bullizzato, perché il meccanismo è lo stesso, tutti contro uno, i tutti si sentono più forti, quell'uno soccombe. Se non ha gli anticorpi giusti. È così, è così. Grazie Rossana, grazie Grazie infinite. a voi dell'opportunità. Grazie a te e alla tua mamma. Una testimonianza importante per non dimenticare. Invito ora il consigliere di Stato Emanuele Bertoli a prendere la parola per il suo saluto. Prego, Bertoli. Buonasera, mi sentite? Sì. Sì. Bene, buonasera. Io intervengo volentieri a questo incontro purtroppo telematico, portando il mio saluto personale e il saluto del Consiglio di Stato in questa occasione. Credo che il giorno della memoria, che si ripete almeno due contenuti importanti che vanno sottolineati. Il primo è quello del ricordo e dell'importanza di ricordare, di conoscere quel che è stato. Già gli antichi ricordavano e raccontavano la storia a loro modo, con i loro metodi, senza scriverla o scrivendola per pochi. Poi pian piano ricordo si è fatto disciplina, la storia è insegnata nelle scuole già a partire dalle classi con i bambini più piccoli, proprio per capire che la conoscenza di quello che è stato è importante per sapere chi siamo, per capire come siamo arrivati qui in tutta una serie di esperienze della civiltà umana. E quindi è importante ricordare le cose belle, ma anche le cose terribili, come quelle che ci sono state
Il secondo elemento che credo che sia difficile da tralasciare in un momento come questo è il monito contro l'indifferenza. Perché il 27 di gennaio del 1945 ricordo un momento che è stato sostanzialmente la fine, o quasi la fine, di una tragica pagina di storia. Ma quella fine ha avuto un inizio proprio con l'indifferenza, con la capacità di alcuni di dire che c'era una divisione da fare tra chi stava di qua e chi stava di là, ed una società che accettava pian piano che quella divisione fosse normale, data, praticamente accettata da tutti, senza problemi. Gli occhi cattivi del tedesco raccontati non sono il frutto di una cattiveria personale, sono il frutto di qualcosa che è stato autorizzato da un'intera società e che in fondo ha portato quella persona a dire che era giusto essere cattivi contro gli ebrei, perché questo era quello che in fondo tutti accettavano. E il cioccolato invece mostra un altro atteggiamento. Della capacità di dividere le cose assieme agli altri. Noi abbiamo bisogno di più gente con il cioccolato. Abbiamo bisogno di atti di questo tipo che mettano da parte qualsiasi tipo di indifferenza, che siano capaci di capire che gli altri siamo noi e noi siamo gli altri. Purtroppo ora ben presente nella nostra società. E siccome questa serata è organizzata dall'Associazione Svizzera Israele, posso dire che lo è sia nella società svizzera che nella società israeliana, come in tante altre società a noi vicine. Quindi tocca a noi, attraverso il giorno della memoria e questi moniti e questi valori, riuscire a capire che tanto deve essere ancora fatto per ricordare quello che è stato. Scusate. Sono migliorate, ma non sono superate, e per capire che il cammino da fare è ancora parecchio. La ringrazio per il suo discorso. Passiamo adesso ai ragazzi della scuola media di Barbengo, ce li presenterà il professor Alessandro Passuello, al quale cedo la parola. Poi speriamo di aver risolto i problemi tecnici, sentiremo la registrazione del concerto. Professor Passuello, prego. Buonasera, riuscite a sentirmi? Sì, benissimo. Bene, allora buonasera e un cordiale saluto a tutte le persone che si sono collegate in Zoom, anche da parte mia, in rappresentanza della comunità della scuola media di Barbengo. È una realtà che va descritta anche brevemente, una scuola, una delle più grandi scuole medie del cantone, accoglie più di 500 allieve ed allievi. E ha nel suo DNA, nel DNA del progetto educativo di istituto, la settimana della memoria, una settimana molto particolare, preceduta ovviamente da un lavoro che vede attivate diverse risorse in tutte le discipline. Adesso ho il piacere però di introdurre il concerto, questo momento musicale che accompagna la testimonianza che avete appena ascoltato, e di presentare anche la realtà dell'ensemble strumentale della scuola. Trattandosi di una occasione così importante, è stata una scelta quasi doverosa quella di ricorrere al repertorio delle colonne sonore dei film che sono stati dedicati alla tematica dell'Olocausto. Quindi in questo momento musicale i ragazzi e le ragazze che compongono l'ensemble strumentale di Barbengo proporranno dei brani tratti da film molto famosi, i brani stessi sono molto conosciuti. Abbiamo quindi dal film Il pianista di Roman Polanski, da Schindler's List di Spielberg, Giona che visse nella balena di Roberto Faenza, Il viaggio di Fanny,
sono comunque brani molto conosciuti e attinenti alla tematica dell'immagine che ci viene restituita, della memoria che ci viene restituita anche attraverso l'arte della cinematografia. Sono impegnati in questo in questa produzione musicale anche gli allievi di quarta media, cioè quegli allievi che hanno scelto di seguire il corso opzionale di musica, e in questo particolare momento sono impegnate ancora altre allieve che presenteranno brano per brano il repertorio musicale che ascolterete. E quindi adesso vi presento la realtà dell'ensemble strumentale della Scuola Media di Barbengo. Innanzitutto va detto una cosa, è un'esperienza aperta a tutti coloro che suonano uno strumento. Non ci sono selezioni e non ci sono test d'entrata, perché lo scopo è quello di dare espressione ai talenti di ogni allievo, e questo indipendentemente chiaramente dal livello di expertise raggiunto o dalla formazione pregressa. Questo perché si vuole con questo progetto favorire soprattutto la condivisione di una passione comune, la passione della musica, quella del fare musica insieme. E voi potete immaginare quanto questo accogliere ragazzi e ragazze in questo progetto diventi anche una possibilità di rilanciare un modo di stare insieme che si riverbera poi dopo anche al di fuori della scuola, nell'ambito scolastico innanzitutto, ma anche al di fuori della scuola. Diventa quasi una specie di allenamento a vivere insieme, a collaborare insieme. È un'ottica naturalmente inclusiva, come ho detto non facciamo selezioni, non esiste una diversità di livelli, ciascuno ha il suo posto all'interno dell'ensemble e per ciascun allievo è cucita quasi appositamente una parte che sia nelle sue competenze, che possa anche un pochino sfruttare di più le risorse che l'allievo o l'allieva può offrire. Dunque l'ensemble conta attualmente circa 35 elementi e comprende anche colleghe e colleghi della scuola media, quindi docenti, familiari, e nell'occasione erano presenti anche ex allievi. Le prove dell'ensemble strumentale si svolgono durante le pause pranzo del lunedì e del giovedì, ma per preparare questo repertorio, che comunque aveva una complessità notevole, abbiamo occupato anche i momenti liberi. Per esempio ci siamo trovati per due domeniche lavorando sia al mattino che al pomeriggio, abbiamo vissuto insieme la preparazione in questi particolari momenti. Ecco. Allora, che tipo di realtà è? Noi abbiamo archi, fiati, percussioni, tastiere, chitarre. Voi potete immaginare che insieme ai diversi livelli dei ragazzi tutto ciò rappresenta una realtà piuttosto eterogenea, ma grazie a questo paziente lavoro di insieme il traguardo è un traguardo caratterizzato da omogeneità, non solo sotto il profilo dell'esecuzione musicale che potrete apprezzare tra pochi istanti, ma soprattutto anche un'omogeneità dal punto di vista della motivazione e della partecipazione di ciascuno. Diciamo che per chi conosce un pochino il linguaggio della scuola, la musica di insieme, un ensemble strumentale, è un ottimo terreno per la crescita di competenze trasversali. Se vi interessa, recentemente nella rivista della scuola è apparso un contributo sull'esperienza maturata lo scorso anno dall'ensemble strumentale di Barbengo. Dunque, concludo dicendo che in questa particolare situazione dettata dalla pandemia, il traguardo raggiunto non è da leggere solo come la conclusione di un percorso progettato dall'inizio dell'anno, ma è soprattutto, deve essere, lo è, un segno concreto di continuità e anche la speranza che tutto ciò che si mette tra noi e la vita normale in realtà possa essere affrontato con la fiducia che la motivazione può anche non essere dispersa. Ecco. Concludo facendo un grande applauso, dovuto applauso, alle allieve, agli allievi che hanno contribuito a questo momento che ci restituisce anche la possibilità di fare una riflessione profonda attraverso la musica.
Un grazie soprattutto al loro vivo entusiasmo, alla loro partecipazione attiva e alla loro laboriosa pazienza. Tutto questo ha contribuito a rendere questo momento significativo e importante, direi, per la commemorazione della giornata della memoria. Ora io lascio la parola alla musica e auguro a tutti un buon ascolto. Grazie professore, grazie. Allora proviamo a mandare la registrazione del concerto, speriamo che la tecnologia non ci tradisca. A nome di tutta la comunità della Scuola Media di Barbengo, ringrazio la signora Rossano Tolenghi della testimonianza e soprattutto per averci regalato un forte insegnamento, quello di coltivare la memoria. Saluto i partecipanti della serata e chiedo a tutti di voler rispettare un rituale momento di silenzio in memoria di tutte le vittime. Vi ringrazio. La Scuola di Barbengo ha l'onore e il piacere di commemorare la giornata della memoria con un piccolo repertorio di brani musicali tratti dalle colonne sonore di film significativi, con cui il pubblico ha potuto, negli anni, approfondire una pagina sconvolgente della storia recente. La musica esprime la cultura dei popoli, evoca emozioni e sentimenti profondi e crea uno spazio importante di introspezione. Ho il piacere di presentarvi l'ensemble strumentale e il coro della Scuola Media di Barbengo. Dirigono i maestri Paola Patuzzi e Alessandro Pasuello. Con la collaborazione di Michele Patuzzi, ogni brano sarà presentato dagli allievi della scuola. Schindler's List è un film che parla di eroi e carnefici, della crudeltà umana e della vita di molti in mano a un solo uomo. È una pellicola girata in bianco e nero ed è proprio grazie all'abolizione dei colori che il regista Steven Spielberg riesce a porre l'accento sull'innaturale malvagità dell'uomo. L'elemento colori che tutti conoscono è la bambina col cappotto rosso, che vaga per il ghetto di Cracovia. Con questo particolare il regista ha voluto denunciare che la gente sapeva ed era consapevole dell'atrocità di quei tempi. Alla fine del film si vedono tutte le persone salvate da Oskar Schindler, che omaggiano la sua tomba. È una lunga, lunghissima fila, perché sono accompagnati dai figli e dai nipoti. Dimostra che chi dice che una persona sola non può fare la differenza si sbaglia, perché chiunque salva una vita salva il mondo intero. È una citazione dal Talmud, incisa sull'anello che i sopravvissuti regalarono a Oskar Schindler. Them for Schindler's List è il brano centrale della colonna sonora composta da John Williams. Secondo i critici, si tratta di una musica essenziale e profonda. Il compositore si avvicina lentamente agli orrori mostrati nel film con una dignità e una bellezza che commuovono a ogni armonia. Vi auguro un buon ascolto. Thank you.
ripercorre la sua terribile esperienza durante l'occupazione nazista a Varsavia. In poco tempo, la sua vita e quella della sua famiglia furono sconvolte dalle persecuzioni razziali. Verso la fine della guerra, Spielmann si rifugiò tra le macerie delle case bombardate, dove si imbatté nell'ufficiale tedesco Wilm Hosenfeld. Quando incrociarono i loro destini, il pianista stava sopravvivendo in condizioni pessime. Nello stabile in cui si era rifugiato c'era un pianoforte che l'ufficiale gli chiese di suonare. Si legge nel suo romanzo: quanto posai le dita sulla tastiera, tremavano. Dunque, questa volta avrei dovuto pagare un prezzo per la vita suonando il pianoforte. Non mi esercitavo più da 2 anni e mezzo. Avevo le dita irrigidite e coperte da uno spesso strato di sporcizia. Non mi ero più tagliato le unghie da quando il casseggiato in cui mi nascondevo era andato in fiamme. Non solo, ma la stanza in cui si trovava il pianoforte era priva di vetri alle finestre, cosicché i meccanismi si erano gonfiati per l'umidità e resistevano alla pressione dei tasti. Eseguì il notturno in do diesis minore di Chopin. Il suono duro e metallico delle corde scordate echeggiava attraverso l'appartamento vuoto. Per le scale fluttuava sulle macerie della villa sull'altro lato della strada e tornava indietro in un'eco sommessa e malinconica. Quando ebbi finito, il silenzio parve ancora più cupo e più sovrannaturale di prima. Da qualche parte, in strada, un gatto miagolava. Fuori si udì uno sparo, un colpo secco, violento, tedesco. L'ufficiale mi guardò in silenzio. Tutta la colonna sonora è un lungo e rispettoso omaggio al grande compositore polacco Friedrich Chopin. Verrà eseguito il preludio numero 4, opera 28, e la mazurka numero 4, opera 17. Nel film La mazurka è il brano che viene eseguito dal pianista radiofonico Spielmann, una volta tornato alla sua vita. Thank you.
Nel film Il viaggio di Fanny, la comitiva di bambini canta Tumba la laica. Si tratta di un brano popolare, originario dall'Europa orientale. Narra un episodio d'amore di un ragazzo timido che tentenna nel dichiarare i suoi sentimenti all'amata. Per nascondere i sentimenti le rivolge degli indovinelli e la ragazza risponde con saggezza. Ecco la traduzione. Fanciulla, dimmi, cosa può crescere senza pioggia? Cosa può ardere per molti anni? Cosa può bramare e piangere senza lacrime? Giovane sprovveduto, perché domandare ancora? È la pietra che può crescere senza pioggia, è l'amore che può ardere per molti e lunghi anni, ed è il cuore che può agognare e piangere senza lacrime. È una canzone che oggi avvicina alle radici culturali e alle tradizioni. Nel film la regista ha voluto trasmettere proprio questo. Tutti i bambini venivano da posti diversi e questa canzone li univa tra loro. Inoltre i bambini si sentivano vicini alle loro famiglie e li faceva sentire meno soli. In realtà la signora Fanny ci ha confidato che lei conosceva molto bene le canzoni francesi. Non le ha più cantate perché era arrabbiata con la Francia, che non l'ha protetta. Ha imparato Tumba la laica quando si è trasferita in Israele e adesso la canta ai suoi nipoti. Fanny ci sta seguendo e noi vogliamo salutarla con affetto e ringraziarla di mantenere il contatto con la scuola. La sua visita dello scorso anno e i messaggi che ci ha trasmesso sono ancora molto presenti nella memoria. Merci Fanny pour ta participation à cette soirée en honneur de la mémoire. Nous n'allons pas oublier ton message de compter les uns sur les autres, de se soutenir. Iona, che visse nella balena, è un film diretto da Roberto Faenza e tratto dal romanzo autobiografico di Iona Obersky.
il quale aveva 4 anni quando visse la tragedia dello Shoah. Si legge nel romanzo. «Questa volta è diverso qui al campo», disse la mamma. «Siamo in 3. Abbiamo almeno lo stretto necessario, come le lenzuola e un libro, per esempio. Questa volta non si tratta di uno sbaglio. Domani non torniamo a casa. O restiamo qui o proseguiamo il viaggio», disse. «Per intanto, papà mi insegnava le lettere dell'alfabeto ebraico. Imparai anche delle canzoncine, in una piccola classe, insieme a degli altri bambini. Gli altri le conoscevano già per la maggior parte. Avevano già avuto molto più tempo per impararle», disse la signorina. Nel film i bambini cantano Gam Gam nel campo. La canzone riprende un versetto di un salmo. L'arrangiamento del maestro Morricone è in stile klezmer. Questa canzone è diventata uno degli inni per commemorare 1,5 milioni di bambini vittime dello sterminio. Vi leggo la traduzione. «Anche se andassi nella valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei sempre con me, perché tu sei il mio bastone, il mio supporto. Con te io mi sento tranquillo». Thank you.
Ci congediamo con le note di Piovani e le parole di Noa, che ci ricordano che la banalità del male ha già avuto la meglio tante volte. Sta a noi tutti quindi coltivare la memoria, decidere ogni giorno di essere sostenitori convinti di una cultura della pace e di accoglienza. Con Beautiful That Way, colonna sonora del film La vita è bella di Benigni, Noa scrive un augurio, una vita che escluda l'odio e il pregiudizio. Leggendo il testo della canzone, si capisce che è un invito a sorridere senza una ragione, ad amare come se si fosse bambini, a commuoverci lasciando aperte ogni opportunità, perché la vita è bella così. La canzone finisce con questi versi. Conserva il sorriso nei tuoi occhi, presto ti verrà dato il premio che hai tanto atteso. Dimenticheremo i nostri dolori e penseremo ad un giorno migliore, perché la vita è bella così. Thank you.
serata, i musicisti e i coristi. Ringrazio chi sta partecipando alla serata, nella speranza di aver regalato un momento di profonda condivisione. Vi saluto a nome della comunità della Scuola Media di Barbengo. A questo punto spero che siano pronti, darei la parola al Nefesh Trio di Milano, che mi aveva chiesto di avvisarli 10 minuti prima perché si esibiscono dal vivo. Spero siano in linea, provo a mandargli un messaggio. Sì, ci vedo. Siete? Allora tocca a voi di tenere sulla serata, andate avanti. Con piacere, ci spiace che noi ci siamo accorti di quello che è successo e vedremo di fare la nostra parte. Partiremo con un brano che si intitola Adon Olam. Adon Olam significa letteralmente Signore del Mondo ed è un inno che si canta in sinagoga per lo Shabbat, il sabato degli ebrei, le cui parole sono state scritte nel Medioevo da un famoso rabbino e cabalista e che poi si è diffuso tantissimo in tutte le comunità ebraiche del mondo. E quando dico tutte le comunità ebraiche del mondo, che cosa vuol dire? Vuol dire che si parla di persone che hanno vissuto per secoli, anzi per millenni, a migliaia di chilometri di distanza. E questo ovviamente le ha portate a sviluppare modi anche molto diversi di fare gli stessi riti e, per quello che interessa a noi, melodie molto diverse. Per cui esistono tante versioni di questo Adon Olam. Noi ne abbiamo scelte due da fondere insieme nello stesso brano. La prima è quella del rito tedesco, per cui siamo in centro-est Europa, e la seconda invece è una versione scritta in Israele, nel neonato Stato di Israele, negli anni 60, e che è diventata una sorta di canzone pop che poi capita ancora di sentire per radio, insomma. Ecco, da queste due versioni abbiamo creato la nostra Adon Olam, con la quale partiamo nel nostro piccolo cammino attraverso la musica ebraica. Thank you.
vedo degli applausi, che fa sempre piacere in questi tempi di virtualità. Noi oggi veniamo già da un concerto virtuale che abbiamo fatto alle 18 e per il Nefestrio, diciamo, oggi è la prima volta, ecco, e speriamo anche l'ultima, nel senso che speriamo presto di tornare a fare musica e condivisione di arte e di arti performative in presenza, ce lo auguriamo tutti, però nel frattempo scopriamo anche questa, così, questa esperienza umana alternativa. E noi a questo punto vorremmo suonarvi un brano che si intitola Zemer. Zemer in ebraico significa semplicemente canto, e che si ispira in realtà a un'altra canzone scritta negli anni 40-50, quando Israele era appunto uno stato appena nato, nel quale sono confluiti ebrei da tante diaspore, evidentemente tantissimi, quelli che sono, insomma, sopravvissuti alla Shoah, in molti hanno scelto di emigrare in questo nascente stato. E qui cos'è successo? Si è cercata di formare una sorta di musica autoctona che evidentemente non esisteva perché lo stato era troppo giovane. E allora si sono fuse delle influenze che ovviamente erano anche legate alle popolazioni arabe, quindi a chi già viveva da quelle parti. E sono nati degli esperimenti molto interessanti. A volte alcuni possono essere anche considerati un po' naif sentiti oggi, ma altri invece sono veramente un'esperienza umana e musicale davvero unica. Ecco, il nostro prossimo brano si ispira a questo tipo di esperienza. Zemer. Thank you.
Grazie e grazie davvero, spero davvero arrivi tutta l'emozione con cui noi viviamo questi brani ogni volta. Ecco, tra l'altro ovviamente noi ci eravamo preparati, come dire, sapevamo che avremmo dovuto fare un piccolo intervento di circa 10-12 minuti a questo punto, poi diteci voi, ecco. Vi chiediamo un altro bis e concludiamo la serata. Avete una canzone pronta? Ne abbiamo anche più di una, ma infatti direi che allora ci... Pensate una bella canzone, così chiudiamo in bellezza. Certo, ci fa piacere. E io direi, oitate. Oitate è un klezmer puro, quindi alla fine di questo mini cammino approdiamo a quella che è forse la più famosa fra le musiche ebraiche, il klezmer, la musica che nasce in quelle comunità ebraiche dell'Europa dell'Est, che ovviamente, ahinoi, sono state anche le zone, come dire, colpite da quello che noi oggi stiamo ricordando e commemorando. Sono zone in cui si sono sviluppate veramente dei fermenti culturali ebraici che ancora oggi lasciano delle tracce importanti, anche nella musica, penso al jazz, penso a tantissime forme. Ed ecco, una delle cose forse più particolari del klezmer è questo riuscire a combinare all'interno dello stesso brano aspetti che sembrerebbero difficili da mettere insieme. Si tratta di una musica che riesce a essere molto spirituale, ma nello stesso tempo anche molto vitale, molto accesa, lo sentirete, insomma.
Ecco, questo è forse uno degli aspetti più interessanti di questa musica, che ci raccontano anche di un modo di vivere, di una filosofia della vita, fatta sempre di compenetrazione fra spiritualità e carne, e vivere nell'oggi. Per cui, ecco, direi che è un bel messaggio che ci arriva da queste comunità ebraiche dell'Europa dell'Est, che oggi non esistono più, ma in qualche modo ne abbiamo tracce in America o in Israele, e per fortuna anche in alcuni spartiti, in alcune registrazioni che ci raccontano, ecco, quello che doveva essere vivere da quelle parti. Grazie ancora. Oitate. Grazie mille, ci avete regalato dei bei momenti musicali. Grazie a voi. Scusate. Allora, buonasera a tutti, o ribuonasera, sono Lucette, come avrete capito. Sono quella che scrive i messaggi, gli email e tutto. Sono anche vicepresidente dell'associazione. Questa sera è stata una serata mozzafiata in tutti i sensi, e credo che siamo tutti emozionatissimi, specialmente dopo questo concerto. Vorrei ringraziare innanzitutto la professoressa Laura Franchini. L'anno scorso, quando l'ho conosciuta un po' più di un anno fa, Laura ha organizzato un soggiorno di oltre una settimana per Fanny Ben-Ami, che ha così potuto visitare tante sedi scolastiche, rendendo vivo un episodio dell'Olocausto per i ragazzi.
Quest'anno, malgrado la situazione pandemica, Laura ha ideato un progetto di grandissima ampiezza che avete potuto vedere e di cui avete sentito anche parlare dal professor Passuello. È stato un progetto che ha coinvolto tanti ragazzi e ragazze, facendo toccare a loro con mano quanto sia importante la lotta ai pregiudizi. Siamo veramente fieri degli allievi che hanno dedicato tanto impegno per questo progetto. Avete fatto un lavoro incredibile, se siete ancora lì a sentirci adesso. Complimenti. Ringraziamo moltissimo tutto il gruppo di docenti che ha collaborato al progetto, dando tanto del loro tempo ben oltre i loro orari di lavoro. Vorrei elencarli tutti, ma non posso perché la lista sarebbe troppo lunga. Sappiate che siete apprezzatissimi. Ringrazio specialmente il direttore Lucio Ferrari della Scuola Media di Barbengo, che incoraggia e sostiene questi percorsi formativi. Questo è veramente fondamentale. Senza il suo sostegno questo non avverrebbe. Oggi più che mai, con il risorgere di antisemitismo che si esprime apertamente e tutte le discriminazioni laddove ci sono differenze culturali, religiose, etniche, è importante mantenere la memoria di quanto è potuto accadere in passato per essere allerta ed impedire che avvengano eventi simili in futuro. È quanto abbiamo cercato di fare questa sera. Grazie all'onorevole Emanuele Bertoli per la sua importante riflessione, che mi ha veramente impressionato, e per l'impegno del DEX. Questo dipartimento è in prima linea nel completare la formazione di ragazzi e ragazze ben oltre il curriculum prettamente scolastico. Ringrazio tutte le autorità politiche comunali e cantonali che ci sono vicine oggi come in tante occasioni. A nome di tutti quanti, avendo visto i commenti sulla chat, ringrazio Rossana Tolenghi, non solo per il suo contributo a questa serata, ma anche per essersi messa a disposizione per rispondere a domande di ragazzi e ragazze in seguito. Un grazie speciale al Nefesh Trio, che ha saputo venire al nostro soccorso in un momento di pan tecnica. La vostra musica è veramente fantastica, bellissima. Speriamo di risentirvi ancora. Qualche breve parola su di noi. L'Associazione Svizzera Israele è un'associazione laica e apolitica. In Ticino oltre il 90% dei soci non sono di fede ebraica. Per noi è fondamentale la lotta contro l'antisemitismo, oltre che favorire e rafforzare i legami culturali ed economici tra Israele e il Ticino. In quest'ultimo periodo, tanto buio per molti versi, in Medio Oriente si è aperto un nuovo spiraglio di speranza sulla via della pace. Un nostro scopo è anche di aiutare nel processo di pace nel nostro piccolo. Stiamo organizzando un forum internazionale a livello di ambasciatori mediorientali da tenere a Lugano. Se volete essere informati riguardo ai nostri prossimi eventi di ogni genere, scrivetemi, vi includerò sulla nostra mailing list. L'indirizzo email è lo stesso dal quale avete ricevuto il link per la serata. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza un grande lavoro del comitato. Siamo tante persone che contribuiscono al successo della serata. Però in particolar modo vorrei menzionare il nostro presidente, dottor Adrian Weiss, che ci anima con tanta ispirazione, tanto incoraggiamento e produce continuamente nuove idee. Grazie Adrian. Prima di terminare, i più importanti siete però voi, i partecipanti. In questa modalità webinar, che abbiamo scelto per diversi motivi, non vi potete vedere, l'un l'altro intendo, ma vi posso dire che abbiamo avuto oltre 370 iscrizioni e oltre 370 partecipanti. E so che tanti erano coppie o famiglie, quindi le persone erano molto di più. Ringrazio tutte le persone che sono state presenti e che hanno anche avuto pazienza nei momenti di panico. Vorrei finire con un messaggio di Laura Franchini che mi ha mandato in questi ultimi minuti e che viene veramente dal cuore. Dice: non siamo esperti, ma abbiamo organizzato questo evento con le migliori intenzioni e volendo trasmettere la nostra umanità. Tutti i disguidi fanno parte di questo, ma la nostra tenacia ha vinto su tutto. Grazie Laura, grazie a tutti. Vi auguro una buona fine di serata e speriamo di rivedervi presto per altri eventi.